Ciao, benvenuti ancora in questo nuovo video post dedicato all'informazione. Allora, che cosa possiamo fare per risolvere, per togliere di mezzo questo centro di coordinamento egoico e vivere nella fluidità del proprio essere? Perché il nostro centro di coordinamento egoico ci dà quella che noi pensiamo una soluzione formale al conflitto. Ma perché noi percepiamo qualcosa come conflittuale? Proviamo a pensare che non ci sia un conflitto, ossia che queste due realtà che noi vediamo siano la stessa realtà. La stessa realtà che ad un certo punto decide di esprimere delle possibilità d'essere in un mondo delimitato da dei parametri. Questa creazione di questa proiezione fa sì che si crei una sorta di distacco. Questo distacco viene percepito come conflitto. In realtà questo distacco è voluto. Non può essere un conflitto, in conflitto una cosa voluta. E allora, perché la percepiamo conflittuale? Semplicemente perché nel momento in cui noi ci stacchiamo dal nostro sé, incominciamo ad entrare in sofferenza. Abbiamo paura della sofferenza. E in questo mondo limitato che noi andiamo a costruire nel distacco, oltre alla paura della sofferenza, vi è la paura principale che è la morte. Quindi il nostro centro di coordinamento egoico non fa altro che rappresentare la paura. La paura del parametro stesso, cioè della limitazione, la paura del distacco da sé, cioè la sofferenza. La paura è fisiologica, cioè nel momento in cui noi creiamo un mondo fisico, noi fisiologicamente proviamo paura. Questo centro di coordinamento egoico, ossia la paura, però deve essere riassorbita, perché la paura ci fa sentire continuamente l'esigenza di trovare una soluzione a ciò che noi percepiamo come distaccato. Ciò che noi percepiamo come distaccato in realtà non è distaccato, è solo un'esperienza del sé nel parametro. Ora, l'informazione che proviene dal nostro essere profondo, e quindi questa possibilità, ha necessità nel mondo di divenire, per esperienzializzare, di creare una serie di associazioni tra diverse idee, in modo tale da costruire un mondo meraviglioso, cioè un mondo in cui si possa proiettare in maniera infinita ciò che è indescrivibile ed immisurabile. A questo punto, tutto questo processo viene visto, anzi, facciamo meglio, viene percepito come qualcosa che noi vogliamo, come un'esperienza che noi abbiamo deciso di fare, non una scelta, abbiamo deciso di essere anche nella manifestazione. Da questo punto di vista, la manifestazione che si rappresenta nella sua definizione, nella forma, oltre che nel significato, nel senso della vita, che la vita stessa dà alla forma, noi possiamo fluire anche nella definizione, perché la definizione diviene in questo mondo del divenire infinita. Dobbiamo riuscire ad andare oltre le nostre capacità mentali, ad accedere a un mondo ideico, originario, in cui noi possiamo percepire la nostra stessa fluidità, il nostro cambiamento continuo. L'essere è quando nel mondo del divenire
cambia continuamente, non si chiude all'interno di un confine di comfort e riassorbe ogni volta da questo centro, di questa zona di comfort, riassorbe il suo centro di coordinamento egoico. Quindi dalla zona di comfort confinata viene tolto il confine, viene tolto il centro che rappresenta la sicurezza e la paura, e questo modalità è di essere può acquisire qualsiasi forma e qualsiasi significato si voglia. Solo perché non si ha il centro, non si ha la paura, e se non si ha il centro, non si ha nemmeno il confine. In questa sorta di definizione infinita, l'essere può essere anche nella sua manifestazione definita. Ciao, al prossimo video.